La sigla di questo protocollo ha un valore non solo fondamentale sotto il profilo della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto un valore etico, morale e sociale nell'ambito del percorso delle restituzioni dei beni alle famiglie ebraiche e alle comunità sottratti durante e prima della deportazione. Oggi oltretutto riceviamo in dono questi libri che sono appunto oggetto di una restituzione importante e persegue e prosegue il lavoro di restituire dignità a quelle famiglie che purtroppo non ci sono più, che hanno visto sottratto i loro beni e il loro patrimonio in un'operazione di recupero che non è soltanto recupero artistico, storico e culturale, ma soprattutto recupero della memoria e della storia di questo paese e dei tanti ebrei che non, purtroppo oggi non possono essere più con noi. Il protocollo prevede una collaborazione strutturata fra la comunità ebraica di Roma e i propri dipartimenti, archivio, museo e tutto ciò che si occupa di cultura e il Comando Generale della Tutela del Patrimonio dei Carabinieri, perché sempre più spesso compaiono nel panorama nazionale e internazionale dei beni che hanno una storia o comunque un'entità, un'identità ebraica, come è giusto che sia. A questo punto la comunità ebraica di Roma, proprio in virtù della sua conoscenza, competenza, preparazione e anche storia, diventa il partner di riferimento per l'analisi, la valutazione e anche la ricerca ulteriore sul patrimonio sottratto.